Ciao ragazze e bentornate sul canale. Se sentite dei rumori strani di qualcosa che strombazza, è il mio cagnolaccio che praticamente gli abbiamo regalato un giochino per Natale, un cuscinetto a forma di osso e ha questa pompetta all'interno che tipo fa questo rumore dei giochini dei bambini e lui impazzisce quando la trova e quindi sta 3 ore a premere questa pompetta a fare casino in giro per casa come i bambini. Vabbè, piccola parentesi, in questo video vi mostro gli ultimi acquisti del periodo, quindi sarà un video haul delle cose che appunto volevo comprare, che ho comprato, che sto provando, varie cosette. Parto dalla skincare, quindi vi faccio vedere due creme occhi che sto usando ultimamente. Sono entrambe biologiche di due brand tedeschi, La Vera e Alverde. Per chi non lo sapesse, la Germania è una terra alquanto florida per quanto riguarda le marche di trucco, le fabbriche che appunto producono make-up, creme, soprattutto con buonici naturali, biologiche, ci tengono davvero molto e i prezzi sono davvero, ragazzi, accessibilissimi. Allora, questa è La Vera, parto da questa che appunto, come vi dicevo, è una crema occhi biologica con tutti ingredienti naturali, è vegana ed è un contorno occhi rassodante. Gli ingredienti principali di questa crema sono l'olio di carancia, che rende la pelle morbida ed elastica, il tè bianco biologico, che previene la pelle dall'invecchiamento cutaneo e la protegge dai radicali liberi, come appunto tutti i tipi di tè, anche quando li beviamo hanno lo stesso effetto. E poi contiene anche acido ialuronico, che leviga la pelle dall'interno ed aiuta a stirare ed attenuare le rughe. Quindi ciò la rende una crema molto adatta a persone con pelle matura, con esigenze specifiche per il contorno occhi. All'applicazione, ragazzi, è molto molto leggera, delicata, si stende benissimo. Io la metto mattina e sera appunto in questa zona affaticata del contorno occhi, faccio un bel massaggio e io, come sapete, a differenza di mia sorella, ho magari esigenze più particolari per quanto riguarda la skincare. Lei si concentra più su creme anti imperfezioni, brufoli, io invece preferisco più queste creme super ricche, super idratanti, soprattutto per prevenire comunque le rughe, per idratare bene la pelle in profondità, soprattutto tutto il contorno occhi, che è una zona molto molto delicata, che ha bisogno di un apporto molto importante di vitamine. Faccio così perché il mio cagnolino mi sta esaurendo con questo rumore di questo pupazzo che suona. Vabbè, comunque, quindi consigliatissima questa. Io l'ho comprata su un sito che si chiama Bio Boutique La Rosa Canina. Ragazze, tra l'altro mi sono andata a leggere gli ingredienti, contiene anche olio d'oliva, burro di karité, tanti tanti ingredienti, vi sto dicendo quelli più comuni che potete conoscere anche voi, caffeina, che quindi ci aiuta a ravvivare, a stimolare, a rendere più sveglia questa zona, olio di mandorle dolci, olio di jojoba, olio di girasoli, quindi tantissimi oli super super efficaci nella cura della pelle e soprattutto in questa zona, come vi dicevo, super secca e che ha bisogno di idratazione. Io poi, dopo aver applicato questa crema, spesso cosa faccio? Vado ad applicare un olio puro per idratare ancora ulteriormente questa zona, quindi applico un olio di mandorle dolci, un olio di argan, che è il mio olio preferito, come sapete, ve l'ho detto anche in altri video, insomma cambio un po', applico diversi oli nutrienti dopo la crema. E questa era quella di La Vera. Poi c'è questa qui di Alverde, che in realtà mi è stata regalata dalla mia amica Claudia, tedesca, che adora la Germania. Anche Alverde è una marca ottima di cosmetici, ragazzi, è davvero super abbordabile, economicissima. Questa qui è una crema occhi intensiva e anche questa mi è piaciuta molto per gli ingredienti. Costa pochissimo, credo sotto i 5 euro, mi ha detto la mia amica, se non sbaglio. Lei l'ha comprata in Germania, ovviamente non so qui quanto possa costare, però non credo più di 10 euro. C'è sempre un mix di oli vegetali, tra cui olio di soia, burro di karité, olio di tè verde, camomilla e aloe, che quindi vanno ad avere un effetto lenitivo, levigante e calmante di questa zona del contorno occhi. E gli ingredienti sono tutti ingredienti da agricoltura organica biologica. Io alterno un po', a volte uso questa, un po' quella della La Vera, mi piacciono entrambe molto, sono molto molto consistenti. Questa l'ho trovata un po' più consistente rispetto a quella della La Vera, cioè è bella corposa, mi piace massaggiarla, è proprio bella piena, idratante. Quella di La Vera è sempre molto idratante, ma molto molto più leggera quando andate a spalmare. Sono anche buone per fare un massaggio agli occhi, un massaggio a questa zona che comunque dovremmo trattare per appunto prevenire l'invecchiamento. Poi un altro prodotto che vi mostro, l'ultimo della skincare, è la crema viso della Dr. Organic con Moroccan Argan Oil, quindi olio di argan del Marocco. E
Anche di questo ho conservato lo scatolo perché vi volevo dire un po' gli ingredienti che mi erano piaciuti tantissimo. L'ho comprata quando io sento argan oil, non ci vedo più, come ben sapete. E contiene olio di argan, che è il primo ingrediente, quindi immaginate la quantità di olio che questa crema contiene. Se non lo sapete, gli ingredienti, praticamente quando leggiamo l'inci, il primo ingrediente è quello principale e poi va a scalare appunto a seconda di come lo leggiamo. Il primo ingrediente di questa crema è proprio l'olio di argan, quindi ricchissima. Poi c'è succo di aloe vera, burro di karité, burro di cacao, olio di macadema, olio di avocado, olio di melograno, olio di girasole, estratto di camomilla, aminoacidi, vitamina E e B5, estratto di fiori di ibisco, di baobab, olio di geranio, olio di patchouli, olio di cannella, di rosa, di limone, olio di mandarino, olio di menta piperita. Ragazzi, proprio è un'esplosione di oli questa crema. Io sono super entusiasta, mi piace tantissimo. La sto usando da circa penso 3 settimane, se non un mese, e l'adoro perché, vabbè, a parte l'argan oil che vi ho detto è uno del mio olio preferito, la trovo super nutriente, è incredibilmente ricca di vitamine, di oli, di tutte queste sostanze che hanno proprietà emollienti, lenitive, idratanti, stimolanti, anti-invecchiamento. Potrei stare a parlare per ore. È un po' costosa rispetto alle altre, tipo, se non sbaglio, l'ho pagata 22 euro, però ragazzi, me ne basta pochissimo. Vi dura davvero tanto, vi durerà 3-4 mesi, la usiamo magari solo la mattina, io poi per la notte ne ho un'altra. Doctor Organic è un brand che a me piace molto, ho provato anche altre cose. Per quanto riguarda diciamo la skincare, abbiamo finito. Poi sono stata da NYX e ho comprato il Pore Filler della NYX, che è appunto un primer che riempie i pori quando si hanno i pori dilatati. Mi capita spesso quando magari trucco qualche cliente che ha i pori un po' più dilatati, specialmente sul naso e in questa zona proprio circostante al naso, in quest'area qui. Quindi si va ad applicare un po' di questo pore filler che riempie i pori e avremo una pelle liscia e levigata. Lo possiamo applicare sia sotto al trucco come primer oppure al di sopra del trucco per riempire sempre i pori. È appunto un effetto riempitivo, lascia la pelle liscia, bella, effetto levigato. Lo potete utilizzare sia su tutto il viso che solamente nelle zone da trattare. Non lo utilizzerei tutti i giorni perché ha degli ingredienti che non sono proprio sanissimi, come appunto il dimeticone, il ciclopentiloxano, eccetera, che appunto non sono proprio ingredienti ottimi per la pelle, che la lasciano respirare, okay. Però appunto, se vogliamo risultati più professionali oppure come vi dico sempre, facciamo distinzione tra i prodotti del kit di quando trucchiamo le clienti delle case cosmetiche magari top, i prodotti biologici che sono sempre ottimi. Però io personalmente, quando trucco le mie clienti, non utilizzo prodotti biologici a meno che non me lo chiedano, quindi questo prodotto, diciamo, a seconda delle esigenze da utilizzare. Poi ho comprato le matite per le sopracciglia, le Micro Brow Pencil, di cui avevo tanto sentito parlare e volevo provarle per compararle a quelle di MAC. Sono queste qui. Io le ho prese nel colore chocolate e ash brown, quindi cioccolata e castano cenere. Mi avevano detto che appunto erano uguali a quelle di MAC, migliori, ed effettivamente le sto testando da un po'. Mi piacciono molto sia per quanto riguarda la durata, perché durano davvero tanto, hanno un tratto super preciso, si possono disegnare i singoli peletti delle sopracciglia, e poi hanno anche il pettinino dall'altro lato, quindi c'è la mina che è estraibile e retraibile, quindi non perdiamo il prodotto come quelle di MAC, perché si rompono, non possiamo comunque metterle dentro. E poi c'è il pennellino dall'altra parte, lo scovolino per pettinarle, quindi davvero consigliate, ed è a un prezzo che è la metà di quelle di MAC. Poi ho comprato questo correttore, che è il NYX Gotcha Coverage Courance Total Concealer Waterproof. E anche questo mi era piaciuto molto per gli ingredienti, perché nonostante sia waterproof, contiene tra i primi ingredienti olio di cocco, e quindi risulta super idratante, luminoso, non va ad opacizzare questa zona, non è super pesante, può essere costruito. E devo dire che mi piace davvero tanto, perché mi va a coprire bene la zona, quindi ha una buona coprenza, è super luminoso e non mi va appunto ad appesantire quest'area. E qui c'è scritto: questo correttore vellutato nutre la pelle con la ricchezza dell'olio di cocco, mascherando le discromie e le imperfezioni della zona al di sotto degli occhi. Quindi ragazzi, davvero consigliatissimo se siete a caccia di un buon correttore economico ma buono, di una fascia di prezzo media, costa intorno agli 8 euro, e comunque vi dà un bellissimo effetto al di sotto degli occhi. Poi ho comprato, sempre per quanto riguarda il make up, questa nuova linea di Sephora, il Wonderful Caution
Matte Lip Cream, quindi praticamente è un rossetto in crema sciolto in questo tubetto che viene con questo cuscinetto morbido che va applicato appunto sulle labbra con questo cuscinetto e dà un effetto, può avere un effetto soffice o un po' più carico. Mi piaceva molto la gamma cromatica, sia me che mia sorella, infatti ne abbiamo presi due colori diversi, cioè questo abbiamo preso 04 che è questo bel rosa fucsia e poi il 05 che è il rosso. Poi sono andata anche da Wycon e ho comprato un'altra matita della linea Long Lasting 24 ore. Avevo già preso questa che vi avevo mostrato in un video, questa qui bella, diciamo, argentata, color champagne, stupenda. E adesso la numero 04, Emerald Green. Che ragazze, è un color smeraldo, stupenda, super morbida, mi sembra proprio, non lo so, vellutata. Questa è metallica, questa è un po' più opaca, non lo so, è bellissima, infatti spero di farci presto un trucco. Un colore mi ha, non so, mi ha attirato, mi sono innamorata, ho detto la devo prendere assolutamente. Io sono una grande fan di queste matite long lasting della Wycon, ho anche quella nera che non si muove per tutta la sera, sono stupende in tutte le colorazioni che fa. Tra l'altro abbiamo fatto questa palette di illuminanti e shade un po' più scure per il contouring. Mi piace davvero tanto, devo dire la verità, a parte il Linci che è ottimo. E poi ragazzi, i colori sono ottimi, si sfumano benissimo, sono super pigmentati. Gli illuminanti sono davvero delicati ma comunque si vedono. E che dire, davvero consigliatissima anche per la gamma colore e tutto. L'ultima cosa che vi mostro in questo video haul per concludere sono delle ciglia di House of Lashes. Vi ho già mostrato questo bellissimo diciamo libro nell'ultimo video che ho fatto con la mia amica. House of Lashes è un brand di ciglia finte americano e per Natale ci hanno inviato questo libro, si chiama Lash Story, e in pratica al lato è fatto come un libro, c'è scritto, non si vede in camera, comunque volume 1, Lash Story, vabbè, sopra è così, sempre con lo stesso stemma della casa, e poi si apre proprio come un libro ed è diviso in due parti. Io non ho ancora finito di attaccare tutte le ciglia finte che ho, potete esporre tutte le vostre ciglia finte e poi qui sotto ci va la colla. È ottimo ragazze da tenere appunto sulla vostra toiletta oppure per le clienti quando andate in giro. Io piuttosto che portarmi 20 pacchetti di ciglia finte mi porto questo bellissimo professionale, faccio vedere tutti i vari tipi, le varie opzioni di ciglia che possiamo andare ad applicare, ad utilizzare e l'effetto che danno. Potete trovarlo sul loro sito House of Lashes. Insieme a questo, carinissime, sono stati molto molto gentili, io mi trovo benissimo con loro, ci compro spesso per quanto riguarda le ciglia finte. Mi hanno mandato 3 pacchetti di ciglia finte nuove che sono la loro edizione nuova, diciamo, di ciglia Le Petit, che sono appunto ciglia individuali e vengono in 3 formati. Il primo è questo qui, si chiama Le Petit Single e sono delle ciglia appunto individuali singole. Poi c'è il secondo che è invece Le Petit Double. Ragazzi, scusate se sentite abbaiare i miei cagnolini, sono tornati i miei genitori quindi stanno facendo un casino. Questi sono Le Petit Double, quindi invece di un ciuffetto ci sono 2 ciuffetti di ciglia attaccate. E poi c'è il terzo, l'ultimo, che è Le Petit Triple, che quindi sono 3 ciuffetti di ciglia finte individuali attaccate. Sono bellissime, danno un effetto stupendo sugli occhi. Io le ho appoggiate, davvero sono molto molto belle. Questo conclude il video degli ultimi acquisti, delle ultime chicche del momento. Io spero vi sia piaciuto come sempre. Se così è stato, datemi un like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto seguiteci anche sugli altri social che vi metto alla fine del video. Grazie per aver guardato, ci vediamo al prossimo video. Ciao!